Buongiorno a tutti, bentornati a casa di Gio. Stamattina vorrei illustrarvi quello che è il fiume di Prato, il fiume Bisenzio. Il fiume Bisenzio è un fiume che percorre 47 chilometri, nasce sull'Appennino Tosco-Emiliano, in località più o meno Cantagallo, e arriva fino al fiume Arno, il fiume di Firenze. Sembra che il suo nome derivi dal latino, Bisenzius, che significa doppia corrente, perché probabilmente nasce proprio dalla confluenza di due corsi d'acqua. Questo fiume, molto frequentato, soprattutto dagli sportivi, perché ha un lungo camminamento sia a piedi che per le biciclette, è molto bello, molto gradevole, ci sono molti germani, gallinelle, aironi, è molto popolato anche dagli animali, nutrie. E di questo corso d'acqua, pensate, parla anche Dante nell'Inferno, ne parla parlando appunto, raccontando di due fratelli, la storia di due fratelli, che colloca nel luogo dove stanno i traditori dei propri congiunti, dei propri parenti. Si tratta di due fratelli, Conti Alberti, che litigarono fra di loro per motivi di interesse e anche forse politici, e che alla fine si uccisero a vicenda. Dante, fra l'altro, personaggio anche piuttosto rancoroso, ce l'aveva con loro perché un tempo gli rifiutarono anche ospitalità in un momento di bisogno. Di questo fiume ne parla anche Curzio Malaparte nel suo famoso libro Maledetti Toscani, ed è citato anche in altre letterature. Un fiume a cui i pratesi sono molto affezionati, ovviamente, un fiume di lunga storia, molto bello, soprattutto all'alba, al tramonto, quando si veste di altri colori, si imbelletta come fosse una donna. E con questa immagine, portando oggi sul canale per voi questo fiume, vi saluto. Ciao a tutti da Prato, ciao a tutti dalla vecchia Gio.